Paura per una signora anziana a Polla, la donna che vive da sola era in difficoltà, ferita nel suo bagno e non dava notizie di sé da circa 24 ore. A salvarle la vita i carabinieri della locale stazione con il maresciallo Fabio D'Agostino, che in prima persona è riuscito a salire al primo piano della palazzina dove abita la donna ed entrare per salvarle la vita. A supportare l'azione dei carabinieri i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il capo squadra Capozzi, i pompieri insieme al carabiniere sono stati fondamentali per salvare la vita all'anziana. Sul posto anche la polizia municipale di Polla con il comandante Andrea Santoro e il personale del 118, una task force che ha permesso di salvare la vita alla donna. Secondo quanto emerso si sentivano dei mugugni di dolore, per questo motivo le forze dell'ordine sono entrate in azione, hanno sfondato la finestra e hanno trovato la donna del bagno ferita alla testa a causa di una caduta, dopodiché è stata trasportata all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove le sue condizioni sono ritenute comunque serie. Fondamentale però è stata la repentinità dell'intervento, che ha permesso alla donna di poter riuscire ad avere i soccorsi dovuti.